Tutto bene, nonostante tutto. È positivo il bilancio del turismo fanese al termine di un'estate che di certo non dimenticheremo. Nell'anno del Covid, la città della fortuna ha saputo fermare l'emorragia anche grazie a una serie di eventi da vivere all'aria aperta, senza dimenticare le grandi manifestazioni estive, che sono state ridimensionate nella forma, sì, ma non nella sostanza. Una resilienza che ha trovato il plauso di albergatori ed esercenti, perché non ci si è limitati a salvare il salvabile, ma si è riusciti a rimodulare l'offerta turistica attraverso un cartellone che ha saputo attirare l'attenzione di circa 70.000 persone. È stata una strana stagione, ma ce l'abbiamo fatta. Sicuramente ci si prospettava una stagione veramente molto difficile, però poi direi che l'humus della città ne è uscito fuori. Abbiamo dato la possibilità a tutte le attività economiche di utilizzare spazio pubblico e oltre 200 sono state le richieste, per cui la città ha veramente cambiato forma, con tanti locali che hanno preso spazio anche in luoghi molto caratteristici della città. Questo, insieme a tutte le attività che sono state realizzate, insieme a questo progetto Fanno en plein air, che ha preso vita sia nei contenitori culturali della città, gli nomino la Darsena Borghese, la Rocca Malatestiana, l'ex chiesa di San Francesco, il Bastione San Gallo, l'Anfiteatro Rastatt e l'Arena BCC, per un totale di 133 serate che hanno portato fisicamente 23.000 persone ad ascoltare musica o altri spettacoli. Poi tutta una serie di eventi, gli eventi più importanti, quelli che hanno saputo attirare anche contributi direttamente dal Ministero, come il Fondo Fusso, come i fondi FEAMP, e quindi hanno arricchito la città, hanno dato lavoro alle attività economiche, ma allo stesso tempo abbiamo dato la possibilità alle attività culturali, alle imprese per eventi di lavorare. Quindi eventi come Symphony Pop Festival e Tracce, che si è tenuto in una location veramente particolare come Monte Giove, il Fanno Jazz by the Sea, che si è inventato il Live in the City, che veramente ha portato musica in tutta la città, Fano Fellini, che ha richiamato l'attenzione su questo eccezionale regista che ha avuto particolari rapporti anche con Fano, le serate medievali che ha rivisto il Palio delle Contrade, Passaggi Festival, che ha mantenuto le location eccezionali della città di Fano e quindi ha fatto lavorare tutte le attività economiche, così come l'incontro polifonico malatestiano, il Brodetto Fest, che quest'anno ha fatto lavorare i ristoratori della città, il Mercoledì degli Artisti, per un totale di 10 mercoledì, 50 spettacoli, 100 artisti coinvolti, per un totale di 5.000 persone sedute, e ancora i concerti d'organo, insomma in presenza circa 70.000 persone presenti, con un indotto veramente molto più importante. Quindi quella che all'inizio si prospettava una stagione veramente molto difficile, alla fine una stagione che è riuscita a far recuperare terreno, è riuscita a far lavorare le attività economiche, ha portato turisti nella nostra zona grazie anche alla promozione che abbiamo fatto di Fano Vacanza Sicura insieme a Joseph Eyark per mitigare gli effetti del Covid nelle località più appetibili per il turismo che può arrivare nella nostra città. Quindi una stagione molto bella e interessante, Fanno en plein air ha funzionato e io devo ringraziare tutti gli operatori, tutte le attività economiche, il tavolo economico, gli operatori culturali e le imprese per eventi, perché insieme, sinergicamente, abbiamo fatto insomma una stagione veramente molto importante.